Buonasera amici del Senza Giacca e della Pansa del Tifoso. Da Riccardo Genuano, un commento su Genoa Inter. Allora, cominciamo dal dire che quest'anno, in questa prima partita del campionato, Genoa mi è piaciuta abbastanza, perché nonostante le partenze di Gudmundsson e Retegui, che per il momento almeno secondo me non sono ancora stati sostituiti adeguatamente, perché è arrivato solo Pinamonti, che tra l'altro oggi era anche assente. Nonostante le loro assenze, il Genoa ha giocato abbastanza bene. Una squadra che a mio parere è stata messa bene in campo. Creavamo del gioco. Un Vitinha che a me ha stupito perché cercava sempre di tenere palla, ha subito anche un sacco di falli. Insomma, si è dimostrato un valido giocatore. Insomma, questa sera ha veramente fatto il suo. Una bella prestazione, insomma, un pareggio. Siamo passati in vantaggio con Vogliacco, poi ha pareggiato l'Inter con un colpo di testa di Thuram. Poi nel secondo tempo Thuram ha portato un vantaggio all'Inter, un grande Thuram, anche lui complimenti. E poi nel finale un rigore dato alla Juventus, dato all'Inter. Dato al Genoa, volevo dire, un rigore dato al Genoa trasformato da Messias, trasformato, parato dal portiere, poi Messias ha ribadito un porta. Comunque un Genoa, ripeto, un Genoa che a me come prima partita è piaciuto, speriamo di andare avanti su questa strada. Complimenti anche all'Inter che ha dimostrato di essere una bella squadra come quella che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, insomma una bella partita, e speriamo che questo Genoa, anche orfano di Gudmundsson e Retegui, che hanno scelto di andare da altre parti, una all'Atalanta e una alla Fiorentina, riesca a prendere la salvezza. La partenza è stata buona. Ci ritroviamo domenica prossima, per il momento, buongiorno, buonasera a tutti senza giacca da Riccardo Germano.